Sentite qui che croccantezza. Questi crackers li farete tutti i giorni. Per prima cosa aggiungo nella ciotola 95 g di semi di girasole. Poi aggiungo 35 g di semi di zucca, 40 g di semi di sesamo, 25 g di semi di lino e 20 g di semi di chia. Aggiungo anche due pizzichi di sale. Una spolverata di paprika dolce e ora aggiungo anche dell'origano. Ora mescolo il tutto e adesso aggiungo 160 g di acqua. Diana, l'acqua deve essere fredda, calda o non importa? Non ha importanza, io sto usando l'acqua a temperatura ambiente. Quindi mescolo. Dopodiché dobbiamo semplicemente lasciar riposare il composto per una ventina di minuti, perché in questo modo sia i semi di lino che di chia si attiveranno e quindi al contatto con l'acqua svilupperanno il loro gel, che poi farà stare insieme la nostra ricetta. Ogni tanto possiamo anche dare una mescolata mentre aspettiamo. Come vedete, già dopo un quarto d'ora il composto sta prendendo forma. E dopo 20 minuti, ecco qui il nostro composto è pronto. A questo punto prendo una teglia, la mia è 33x27 cm, dentro ho messo un foglio di carta da forno e adesso vado a distribuire i nostri semi nella teglia. Comincio a stendere prima con il cucchiaio. Contate che dobbiamo ricoprire proprio tutta la base della teglia. Quindi prima stendiamo così grossolanamente. Ma quindi scusa Diana, ma questa ricetta non ha nessun tipo di farina? No, come vedi non abbiamo aggiunto proprio alcun tipo di farina. Lo so che sembra strano, però vedrete alla fine che risultato magnifico che otterremo. È incredibile come sta insieme questo impasto senza neanche un legante praticamente. Beh, aspetta, il legante c'è però, anzi sono due, i semi di chia e di lino, che entrambi a contatto con l'acqua, come ho detto anche prima, sviluppano un gel, quindi sono proprio naturalmente dei leganti. Praticamente è un sostituto delle uova. Guardate Anche sì, possiamo anche dirlo in questo modo, sì. che perfezione, ragazzi! Il nostro impasto riempie perfettamente tutta la teglia, al millimetro. Bravissima Diana! Esatto, e adesso non ci resta che cuocere nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti. Allora, i nostri cracker sono pronti, ma prima di andare a vederli, lasciate un mi piace a questo video, ragazzi, supportateci come sempre, condividete anche il video. Come sapete, il vostro aiuto per noi è importantissimo e noi vi promettiamo che saremo anche qui domani con altre ricette sfiziose per voi. Andiamo a vederli, Diana. Andiamo a vederli. 3, 2, 1. Ecco Wow. qui, guarda, guarda che meraviglia. E adesso? E adesso andiamo a tagliarli. Io ho già tagliato, ho diviso a metà e adesso vado a creare i crackers. Quindi li tagliamo della dimensione che vogliamo, più grandi o più piccoli, decidete voi. Quindi Diana, dopo che li abbiamo cotti, li abbiamo fatti raffreddare, giusto? Esatto, bravissimo. Una decina di minuti e loro si raffreddano e diventano croccantissimi. Adesso andiamo a vedere se hai ragione. Sì, già la sento la croccantezza. Guardate come sono belli, ragazzi, proprio come i veri crackers che trovate in commercio. Adesso? E adesso si assaggia, ovviamente. Vado. Mamma mia, che croccanti! Sono gustosissimi. Wow.